La decima giornata del Girone F in Serie D è quella dell'aggancio in vetta del Notaresco al Campobasso. La squadra di Massimo Epifani in casa col Matese trema all'inizio quando va sotto per effetto del gol di Adusa e gioca il primo tempo in svantaggio. Nella ripresa però i padroni di casa si svegliano e anche grazie alla rete spettacolare di Marchionni, che anticipa il bis firmato Cancelli sempre al volo, ribaltano il risultato prima del tris definitivo di Dos Santos allo scadere. Notaresco a quota 20 punti e con il tecnico rossoblu che però preferisce mantenere i piedi per terra. Stare primi adesso conta poco. A me piacerebbe stare primi a maggio, allora vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di straordinario, quindi su questo argomento ci vado molto poco. Io penso a lavorare, penso a far crescere questo gruppo, cercare di trovare le soluzioni come oggi, di cercare di ribaltare una partita quando si era messa male e vederli abbracciare così a fine partita, contenti davvero gruppo, questa è la cosa più bella che un allenatore può vedere, oltre al fatto che dobbiamo crescere, non dobbiamo ripetere questi primi tempi come questo primo tempo che abbiamo fatto oggi, che è la prima volta che succede, però ci può stare, dopo la sosta natalizia e Capodanno sono partite difficili e quindi mi porta a casa questa vittoria ribaltandolo in una situazione molto non facile, quindi siamo contenti, adesso ci prepareremo un'altra battaglia per domenica. Aggancio riuscito grazie alla rete di Martinez a Vasto, che inchioda il Campobasso sul 2-2. Buono l'esordio di Fulvio D'Adderio sulla panchina aragonese, vastese sotto due volte coi molisani, ma che prima con Valerio, poi proprio col piazzato dello stesso Martinez centrano un risultato prezioso in attesa del match proprio col Notaresco di domenica. Ma ovviamente è un risultato che fa poca classifica, ma fa molto morale. Noi avevamo bisogno di una grande prestazione che è avvenuta oggi contro il Campobasso sotto il profilo della volontà, della voglia, della determinazione, ed è quello che probabilmente è mancato nelle partite precedenti. È un risultato importantissimo che probabilmente ci prospetta verso un inizio di un nuovo campionato, perché bisogna anche dire che al di là dei problemi che ha creato il Covid, ma questo l'ha creato un po' a tutti, bisogna riconoscere che noi in 3-4 mesi abbiamo avuto difficoltà dal discorso di Agovino, poi da lì ci sono state le incomprensioni sia all'interno della squadra, insomma c'è stata un po' di confusione. La rete di Sbarbati allo scadere invece consente al Castelnuovo di uscire imbattuto da Genzano. I neroverdi di Di Fabio giocano un gran primo tempo coronato dalla rete di Degidio, ma nella ripresa due super gol, Diogiano prima e Angelilli poi, ribaltano il risultato. Sembra finita, ma ci pensa l'attaccante, entrato nella ripresa a ristabilire la definitiva parità. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e dal punto di vista tattico proprio una partita perfetta. Abbiamo fatto gol, non abbiamo concesso niente a loro, che è una squadra molto forte, soprattutto in alcuni elementi molto tecnici, molto bravi. Guarda caso poi nel secondo tempo gli abbiamo concesso due ripartenze, perché abbiamo preso due gol su due errori, avevamo la palla noi, due passaggi sbagliati. Con due ripartenze e due grandi Eurogol da parte del Cinzia siamo trovati sotto. Poi dopo anche l'espulsione ci ha complicato un po' la vita, però questi ragazzi non mi finiscono mai di stupire, perché ci credono, non mollano mai, a differenza magari della domenica scorsa, dove chi era entrato magari non era entrato col piglio giusto. Oggi quelli che sono entrati sono stati veramente cattivi e ci hanno creduto fino alla fine. Il gol di Sbarbati è coronamento di una buona prestazione che non meritava sicuramente la sconfitta. Stecca invece clamorosamente il Pineto Arieti, la sconfitta, l'unica abruzzese di questo turno di campionato, costa il tentativo di rincorsa alla formazione di Amaolo, punita dal centro di Fioretti dopo aver mancato alcune palle gol nel corso del match. Vero che i reatini sono in un momento di grande forma, ma è anche vero che il tasso tecnico del Pineto lasciava presupporre un esito differente. Stesso copione che si ripete quando c'è da fare il salto di qualità. Sapevamo della forza del Rieti, soprattutto in casa, su un terreno sintetico e non di grandissime dimensioni, quindi sapevamo che era una partita di contatto fisico, di seconde palle. Tutto sommato la prima frazione abbiamo avuto 3-4 opportunità importanti come Ciarceluti e Olcese, dove siamo stati fortunati. Il Rieti mi sembra che ha calciato soltanto una volta al 45esimo con una posizione di Orchi, poi appena è entrato in campo il secondo tempo il vantaggio ha dato quelle carica, entusiasmo alla squadra di casa, ma no, tutto sommato abbiamo cercato, pur rischiando qualcosina perché era inevitabile, di pareggiare la partita. Abbiamo creato
solite nostre 3-4 situazioni favorevoli, dove magari in qualche circostanza abbiamo sbagliato anche la scelta finale o l'ultimo passaggio e ci abbiamo provato, peccato, perché sicuramente potevamo uscire fuori dal campo del Rieti con un risultato positivo. Si ferma dagli 11 metri un'altra rincorsa, quella del Giulianova verso le parti più tranquille della classifica. Lo 0-0 interno col Fiuggi frena le ambizioni dei giallorossi, che adesso attendono rinforzi immediati. Ci prendiamo questo punto, 0 gol subiti, non abbiamo rischiato quasi nulla, abbiamo creato qualcosina, quindi alla fine sapevamo che era una partita alta sul ritmo agonistico, purtroppo il campo non permette delle grandi giocate, abbiamo rischiato qualcosina noi tra l'altro nel primo tempo, complicarci la vita da soli, però ecco, tutto sommato con il morale che ha la squadra secondo me è un buon punto. Stiamo per completare la rosa con giocatori di categoria che arriveranno a breve, quindi questo ci dà speranza e fiducia. Al momento subito arriverà un difensore di categoria e un centrocampista. Successivamente valuteremo anche la possibilità di acquistare una punta sperando di trovarla sul mercato dei professionisti o sicuramente di valore, che accrescerà la rosa di questa squadra.